Poi si è abbattuta su di noi un pochino di sfortuna perché tre corridori con tre fratture, compreso Modolo che è il nostro uomo di punta, per cui subito insomma qualche piazzamento, non male, però considerato che sono tutti ragazzi giovani, abbiamo cinque neoprofessionisti, hanno fatto anche qualche piazzamentino abbastanza buono, per cui diciamo che siamo soddisfatti in vista dell'obiettivo principale della stagione che è il Giro d'Italia naturalmente. Infatti, da analizzare anche i vari inviti che avete avuto quest'anno, anche nei paesi arabi come il Tour d'Oman, appunto, che vi danno comunque esperienza. Sì, esperienza, poi ci danno modo di poter competere anche contro le grandi squadre, di poterci confrontare ed è una grande esperienza per ragazzi giovani come i nostri. Ricordiamo che tante volte quando passano neoprofessionisti in squadre grandi, prima di fare corse così importanti, devono fare un po' di apprendistato, almeno 3-4 anni prima di fare certe corse, se lo devono sudare la convocazione tante volte in una squadra di 30 corridori. Adesso una battuta su Modolo, siamo felici di averlo rivisto a Cameyore rientrare in gara e come si sente quindi dopo questo infortunio che ha avuto? No, sta già abbastanza bene, direi che si è allenato seriamente, ha perso poi in tutto 4-5 giorni proprio pieni di allenamento, però appunto, si è allenato seriamente, è venuto a Salduto, sul Lugano perché la corsa non è stata disputata ed è partito a Camaiore, ha fatto 170 km, percorso anche impegnativo, qui siamo più che soddisfatti, non gli ho fatto fare questa corsa perché diventava un po' pericolosa per l'infortunio che ha avuto e correrà domani il Lazio. Grazie, grazie sfortunato invece a Camaiore. Sì, sfortunato, è stato l'unico corridore a cadere, tra l'altro si era anche convinto a provare l'ultimo giro, a provare a muoversi l'ultimo giro, purtroppo aveva qualche malanno dovuto appunto alla caduta. Speriamo di vederlo domani a Lazio, che è la sua terra, per cui ci tiene molto a far bene, speriamo di vederlo protagonista.